Maestro, parlaci della religione. Ho parlato d'altro in questo giorno. Non è la religione ogni atto e ogni riflessione? È una meraviglia e uno stupore che senza pausa si sprigionano dall'anima, anche mentre la mano lavora il sasso o tende il telaio? Chi può dividere la sua fede dalle sue azioni, il suo credo dalle sue occupazioni? Chi può spiegare innanzi a sé le ore e dire queste per Dio e queste per me, questa per la mia anima e quest'altra per il mio corpo? Le vostre ore tutte sono ali che vanno nello spazio da uno all'altro. Chi tra voi si porta addosso la propria moralità come un vestito buono? Meglio sarebbe che andasse nudo. Vento e sole non gli strapperanno la pelle. E chi tra voi si regola con etiche, imprigiona in una gabbia il proprio canto. Il canto più libero non nasce da sbarre o reticolati. Chi tra voi considera il culto una vetrata da aprire, ma anche da chiudere, non ha visitato ancora la casa dell'anima, le cui vetrate sono spalancate da un'aurora all'altra. La vita di ciascun giorno è il vostro tempio e la vostra religione. Entrateci ogni volta con tutto ciò che avete. Portateci l'aratro e la fucina e il martello e il liuto, le cose che vi forgiate per bisogno o per diletto, poiché neanche fantasticando riuscirete ad elevarvi sopra i vostri successi, né a cadere più in basso dei vostri fallimenti. E portatevi appresso tutti gli uomini, poiché adorando non volerete più alti delle loro speranze, né potrete in umiltà chinarvi più in basso della loro disperazione. Se volete conoscere Dio, non siate quindi dei solutori di indovinelli. Guardatevi piuttosto intorno e lo vedrete giocare coi vostri figli. E osservate lo spazio. Lo vedrete camminare tra le nubi con braccia protese nei fulmini e discendere nella pioggia. Vedrete Dio che sorride nei fiori per poi levarsi e nelle fronde degli alberi agitare le mani.